possiamo usare probabilmente l'aspirapolvere per muoverci più velocemente. Ma mi prendi in giro? Ma è la cosa più figa della vita! Guarda che roba! Sprinta via che è uno spettacolo! Salve a tutti, sono un gamer e bentornati su Breathage, il survival più pazzo, geniale e divertente a cui abbia giocato negli ultimi mesi. È un peccato che purtroppo la serie non sia stata gradita da molti iscritti che l'hanno abbandonata prematuramente e concluso l'episodio dopo pochi minuti. Ragazzi, dategli una possibilità perché secondo me questo è un gioco che merita tantissimo. Ma vabbè, noi continuiamo le nostre disavventure mentre cerchiamo un modo per sfuggire da questo cimitero spaziale e magari ritroviamo anche la barra del nonno. Dove sei finito che mi manchi tantissimo? Allora, sul finale dello scorso episodio abbiamo assistito a una gigantesca esplosione. Potete vedere che da quella parte dello spazio viene emanata una luce gigantesca. Vi ricordate che abbiamo attivato la navetta del capitano ed è partita senza di noi? Beh, a quanto pare è andata a sbattere in pieno contro uno dei reattori delle navi principali, che adesso si sta surriscaldando e sta emanando in tutto lo spazio circostante una gigantesca quantità di letalissime radiazioni. Pertanto noi dovremmo trovare 6 differenti metodi per riuscire, per l'appunto, a riportare il reattore a una temperatura ottimale e non morirci malo malo. Inoltre voglio continuare ad esplorare lo spazio circostante per sbloccare tanti nuovi accessori e strumentazioni che ci permetteranno di sopravvivere più a lungo. Allora, torniamo velocemente alla nostra navetta, perché sono curioso di scoprire se abbiamo tutti i materiali necessari per craftare il nuovo equipaggiamento che avevamo già sbloccato nello scorso episodio, tra cui un nuovo elmetto che aumenterebbe la nostra protezione dalle radiazioni. Abbiamo anche la possibilità di migliorare la nostra scorta di ossigeno, quindi non useremo più il doppio preservativo, ma una tanica seria più seria. Ci richiede un compensatore e della plastica. Il compensatore era una risorsa che abbiamo sbloccato lo scorso episodio. Richiede materiali un pochettino rari, soprattutto il metallo raffinato che non sto trovando da nessuna parte. Mentre invece non ho abbastanza plastica, ma la troviamo facilmente là fuori. Altra cosa che ci possiamo craftare è l'acceleratore grande, quello che funziona a scorregge e ci permette di avere uno sprint nello spazio. Richiede praticamente 2 di questi burrito con l'animale morto dentro, del metallo e dell'acqua gialla. Oh, l'acqua gialla. L'acqua gialla, ragazzi, se ve lo state domandando, è la pipì e si fa con 4 cubetti di ghiaccio. Aspetta, avevo una scorta incredibile di ghiaccio che ho recuperato dall'esterno, che possiamo convertire in tutta tranquillità in pipì come non ci fosse un domani. Yay! Che bello, ho fatto tanta plin plin e adesso finalmente la possiamo utilizzare per avere l'acceleratore grande più grande. La dignità in questo gioco ve la giocate praticamente tutta, ma almeno posso togliere l'acceleratore modello vecchio e sostituirlo con quello a doppia scorreggia. La molletta è inclusa e mi sa che è molto utile in effetti. Ho notato peraltro che possiamo utilizzare il nostro scanner su alcuni oggetti, come in questo caso il volante. Se troviamo tutti i pezzi, ragazzi, ci possiamo costruire, indovinate un po', una macchina che vola nello spazio e che ci sarà tantissimo utile per muoverci rapidamente avanti e indietro. Allora, andiamo velocemente là sopra perché c'è un nuovo progetto che dobbiamo ancora sbloccare e vi faccio notare la potenza del nuovo acceleratore. Guardate che roba, 23 metri al secondo, yay! Potere della doppia scorreggia praticamente. Allora, questo progetto ci sblocca il modulo abitativo piccolo. Porco cane, si è rotto anche lo scanner. In effetti, in futuro, in questo gioco, ci potremo craftare le basi un po' come su Subnautica. Ah, aspetta che abbiamo anche una grande quantità di container. Mi serve assolutamente della plastica. Eccola qua, perfetto. Abbiamo anche del metallo raffinato, che ne abbiamo utilizzato un sacco. E il resto della plastica si trova anche qui. E ho visto anche la navetta che abbiamo scoperto lo scorso episodio, che ci ha sbloccato il progetto delle taniche. Sicuramente anche qua troveremo qualche materiale raro. Mi servirebbe del metallo, perché ne sto utilizzando un sacco. Eccolo qua, metallo come non ci fosse un domani. E altra unità di plastica. Perfetto, inseriamo tutti i materiali sul nostro banco da lavoro e finalmente craftiamoci la nuovissima tanica d'ossigeno. 25 secondi in più faranno sinceramente una grande differenza. Allora, possiamo togliere il preservativo e passare a qualcosa di decisamente molto più serio. Anzi, facciamo una cosa tattica. Scusi, signor ingegnere, mi tenga lì il preservativo. Gli si è attaccato addosso. Non lo utilizzi, mi raccomando, che è ancora buono, non faccia caso che lo riparato con lo scotch. Inoltre, fra i vari strumenti c'era anche lo strumento per le riparazioni, che mi richiede 2 unità di metallo raffinato. Beh, ho trovato un po' di metallo, quindi vediamo di craftarci il metallo raffinato. E ora posso ottenere lo strumento da riparazione, che ci tornerà utilissimo. Dovrei sostituire anche il nostro scanner. Meglio non rischiare. Se troviamo qualche nuovo progetto ci potrebbe tornare utile. Ma soprattutto volevo tenermi da parte una stazione per l'ossigeno. Dato che oggi dobbiamo esplorare buona parte dello spazio, l'ossigeno sarà un problemone. Perfetto.
perfetto per adesso, lasciamela qua e dopo da qualche parte la molliamo. E come potete vedere in basso a sinistra, adesso abbiamo ben 175 secondi di ossigeno, sono praticamente 3 minuti. Ora posso permettermi di esplorare l'attorno agli asteroidi. In quella direzione, come potete vedere, c'è della lava e ci sono dei relitti anche da questa parte. Beh, con 3 minuti non dico che posso andare avanti e indietro, ma di sicuro possiamo dare un'occhiata in giro. C'è un nuovo relitto anche da questa parte e ovviamente qualcuno che è morto male male. Cosa stava facendo? È morto malissimo sto signore. Ha cercato di accendere una lampadina utilizzando una patata e una batteria. Cosa voleva fare, Pollo? Staccami un po' l'elettricità cortesemente, anche da quest'altro lato. Grazie, Pollo, non chiedetemi come lui sopravvive nello spazio. Che cavolo? Facciamo che gliela lascio, signore, non voglio sapere a cosa le servisse. Ma dimmi te, cosa non si fa per ricaricare i nostri cellulari al giorno d'oggi? Guardate un po', ci sono dei relitti anche da quella parte. E ci stiamo avvicinando molto alla zona con la lava. Allora, per adesso la stazioncina, vediamo di installarla qui. Perfetto, così mi posso riempire il tanicozzo. Beh, questa la consumeremo molto in fretta, adesso che abbiamo praticamente 3 minuti di ossigeno. A quanto pare c'è un progetto che possiamo sbloccare anche da questa parte. E questa non era una di quelle cassaforti? Sì, possiamo fare la scansione della retina. Il Pollo l'aveva in mezzo al becco e mi ha dato il licoplasma. Cos'è sta roba? Portiamocelo via, è un componente decisamente molto serio. E nel frattempo facciamo anche una scansione di questa sezione. Ah, è il portellone. È un altro componente che ci servirà quando ci crafteremo in futuro la nostra base. Molto utile. Chissà perché ho la vaga impressione che in quella zona ci saranno 3-4 mila gradi. Pertanto dovremo probabilmente migliorare la nostra tuta se la vorremmo esplorare. Il computer mi dice che forse c'è qualcosa di utile. Forse un nuovo progetto. Cos'è sta roba? Fa una luce davvero incredibile. Vabbè. Oh mio Dio, non mi dire che il potenziamento per la nostra torcia. Esamina. Sì, il potenziamento della torcia. Incredibile, in effetti la mia è molto debole e la batteria si scarica anche in fretta. Ah, il tesoro si nascondeva sotto. Abbiamo quelle specie di forbici col manico che ho inventato io. A quanto pare qualcuno mi aveva copiato il progetto, maledetti. E per il resto basterà aprire tutti i vari container. Dell'alcol, porta via assolutamente, kit di costruzione, magneti. Dai, è andata meglio del previsto. Allora, ho notato che sotto di me c'è un'apertura all'interno di questo meteorite. Siccome non sono una personcina furba, potremmo andare a dare una sbirciata veloce veloce. Ho abbastanza ossigeno per poter tornare indietro se fosse necessario. Cosa c'è qua sotto? Allora, il computer della tuta mi ha avvisato che c'è una navetta qua degli ingegneri che possiamo forse utilizzare come base. A quanto pare siamo all'interno dell'asteroide. C'è un modulo abitativo laggiù. Forse lo possiamo raggiungere in qualche modo. Allora, vediamo se riusciamo a riparare per adesso il modulo dell'ossigeno che si trova all'interno. Sembra che non funzioni e pertanto non genererà ossigeno. Vabbè, ma è rotto! Come cavolo faccio a ripararlo, santo cielo? Allora, dobbiamo ripararlo, ma ci serve il repair tool, quello che ci siamo craftati prima. Aspetta un secondo, veloce, veloce che sto finendo l'ossigeno. Perfetto, ripara tutto. Non so come tu faccia, ragazzo mio. E ora possiamo riempire l'ossigeno. Oh, meno male. Quindi possiamo ogni volta tornare qui e tirare una bella boccata. Sembra anche una stazioncina infinita in pratica. Perfetto, di me che non si dica, ha riempito completamente le mie scorte di ossigeno. Purtroppo non funziona in maniera automatica, perché ovviamente qua è tutto rotto, ma basterà cliccarci ogni volta che ci serve un pochettino di ossigeno. Allora, abbiamo anche un paio di contenitori di ossigeno grandi da 200 secondi. Aspetta che qua fuori c'è anche della plastica, mentre invece qui possiamo fare una scansione al cruscotto ed è 2 su 4, perfetto, altre 2 e potremo avere almeno la parte frontale della nostra futura macchina volante. Allora, o andiamo al modulo abitativo oppure c'è un'altra sezione laggiù. C'è una curiosa scia che fuoriesce da quella navetta. Cosa diavolo è successo? Sarà probabilmente qualcun altro che è morto in maniera decisamente molto stupida. Wow, cos'è sto coso? È un aspirapolvere potenziato. Allora, prima di tutto disattiviamo l'elettricità. Grazie, Pollo, molto gentile. E ora possiamo recuperarlo. Oh mio Dio, dobbiamo trovare una delle tre parti e possiamo usare probabilmente l'aspirapolvere per muoverci più velocemente. Ma mi prendi in giro? Oh mio Dio, mi ci posso veramente sedere sopra? Ma è la cosa più figa della vita. Guarda che roba. Sprinta via che è uno spettacolo e probabilmente utilizzeremo il tanicozzo di carburante che ci siamo craftati lo scorso episodio con la resina. È bellissimo, chi è il genio? Beh, presumo che il genio che l'ha creato sia il tizio che si è spalmato di brutto qua. Signore, complimentoni, la creazione funziona abbastanza bene. Non per lei, decisamente non per lei. E purtroppo sembra che abbia anche distrutto completamente la sua navetta. Vediamo un po' i portelloni. Non credo che si chiudano. No, a quanto pare no. Pertanto dobbiamo utilizzare le nostre scorte di ossigeno. Vabbè che ne ho parecchio per adesso, e casomai torniamo alla navetta di prima. Allora, qui abbiamo un kit medico. Oh, finalmente me lo posso craftare. Perché fino adesso per ripristinare la salute dovevo dormire e non trovo un letto praticamente dalla prima navetta. Il primo
prototipo che ha utilizzato l'ingegnere era un estintore, direi che non gli è andata molto bene. Ah, a quanto pare l'aspirapolvere funziona decisamente molto meglio. Allora, diamo anche un'occhiata al relitto qua davanti. È pieno zeppo di pezzi di metallo. Aspetta che ne recupero un bel po', perché la massa che mi sono craftato e che utilizzo normalmente per distruggere i detriti e via dicendo si crafta semplicemente con dei pezzi di metallo. Devo trovare una stazioncina di crafting quanto prima. Oh beh, c'è comunque del filo. Qui abbiamo della plastica. E se ho visto bene qua sopra, grazie al trapano, possiamo estrarre qualche altro componente elettronico. Ok, ho già consumato metà del mio tanicozzo di ossigeno. Torniamo a bordo del nostro aspirapolvere e vediamo se effettivamente riesco a entrare in quel cavolo di modulo abitativo. Andiamo a ben 40 metri al secondo. È tantissimo. Possiamo usare anche il turbo, che probabilmente ci consumerà più carburante. Allora, sembra che la zona abbia subito dei danni strutturali considerevoli. Ma c'è anche la lucina davanti. E sembra che qualche genio di ingegnere abbia tentato di fare breccia all'interno dell'astronave utilizzando la navetta. Direi che non è stata una grandissima idea. Perfetto. Oi oi oi, non mi andare in giro, ciccio. Vediamo un po' se noi possiamo entrare. Sì, i portelloni si aprono. Vediamo se troviamo il genio. Ho trovato il genio, yay. E qua dentro posso anche respirare ossigeno. Signore, non è stata una grande idea, ma porca di quelli per porca. Ah sì, quello è un cranio completamente aperto. Il computer effettivamente mi ha confermato che il cervello del tizio probabilmente è finito nel sistema di ventilazione, attivando i sistemi di blocco. Pertanto dovremmo trovare un altro punto da cui entrare all'interno. Allora, vediamo un po', c'è un banco da lavoro e lui stava craftando qualcosa. L'induttore e anche il dispensatore. Non so cosa diavolo sia. Aspetta, ma io non posso craftare qui. Dannazione, mi serve un altro banco da lavoro. Aspetta, aspetta. Tomb Raider. No. Questa mi ha ucciso. Questa mi ha ucciso. Ho l'inventario pieno. Sì, siamo completamente pieni. Aspetta che volevo portarmi via un po' di ossigeno. C'è tanto ossigeno. Sta cosa mi ha ucciso male. Abbiamo anche un generatore. Oh no, guarda quanta roba che c'è. Oh vabbè, poco male. Allora, beviamo l'acqua. Lasciamo qui magari l'alcol, che per adesso non ci serve. E recuperiamo tutti questi oggetti. Mi ha sbloccato anche un nuovo progetto, per l'appunto, per il generatore. Non male decisamente. Mi spiace lasciare qui la cassettina di Tomb Raider, ma vabbè, dettagli. E questa era la faccia dell'ingegnere prima che smettesse di avere una faccia o una testa, perché si era spalmato di brutto. Yay, ho sbloccato un achievement. Fidati di me, sono un ingegnere. Direi anche di no, signore. Ma vabbè, dettagli. Vediamo di tornare fuori e vediamo se c'è un nuovo accesso a quella cavolo di navetta. Sti ingegneri cretini. Ma porca di quelli per porca. Beh, nulla può fermare l'avanzata del telone spaziale. Ed in effetti, quando siamo usciti dalla navetta dell'ingegner Pirla, il gioco mi ha segnalato un punto di interesse esattamente qua sotto. Se siamo fortunati, è una via d'accesso alternativa alla nave distrutta. Allora, come prima cosa, vediamo di riempire il serbatoio del nostro scooter aspirapolvere. Perfetto! Con una tanica mi ha dato praticamente 30 unità in più di carburante. Non ci vuole neanche troppo a craftarli, il che vuol dire che sto coso lo possiamo utilizzare praticamente all'infinito. E oh, buongiorno, via d'accesso alternativa. Allora, sembra essere bloccato, anzi, sembra essere proprio pesantemente danneggiato. E il gioco mi consiglia di scannerizzarlo con il nostro scanner. Ecco qua, perfetto. E ci ha sbloccato effettivamente dei nuovi progetti, il kit di costruzione e qualcos'altro. Oh no. Quindi prima di poter entrare dovremo tornare alla nostra navetta ed effettivamente craftarci tutti i pezzi che ci mancano. Ma potevate darmi una stazione di crafting direttamente qua? Ma porca di quelli per porca. E vabbè, torniamo a bordo. Olè. Ricarichiamoci completamente le taniche di ossigeno alla navetta dell'ingegnere. Perfetto. E direi che adesso possiamo davvero vedere di tornare indietro. Voglio dire, con la nostra moto ci dovremmo mettere letteralmente pochissimi secondi. Solo che questa volta passiamo dall'interno dell'asteroide invece che dall'esterno. Cosa sei sta roba? Dei giganteschi rotoli di nastro adesivo. Ma mi prendi in giro? Sono grandissimi. Ok, facciamo finta di nulla. E vedo altri cadaveri di ingegneri morti male. Oddio, vado a controllare. Vabbè, dai. Ok, scopriamo come è morto questo Pirla. Oh mio Dio! È stato tranciato in due. Signore, come ha fatto a morire in maniera così violenta? È stata ovviamente la tazza a forma di squalo. Zan zan zan. Ma chi è che si inventa ste boiate? Guardi, gliela lascio. Oh mio Dio, ma è morto davvero tanto male sto tizio. Ma qualcuno mi spiega com'è possibile che sta gente riesca a trovare modi sempre più creativi e imbecilli per morire. Davvero, dovremmo fare la top 10 delle morti più orribili su Breffage. Vabbè. Guarda nastro adesivo! E laggiù c'è una strana salsina gialla. Oh, cos'è sto coso? Buongiorno, mi attacca? No, ok, non mi attacca. Credo che sia un bot dell'astronave. Dicevo, c'è una strana salsina gialla e vedo laggiù un altro morto male male.
Secondo me avevano messo da parte una grande quantità di nastro adesivo perché loro stessi non si fidavano della resistenza delle astronavi e così si sono detti: se qualcosa si rompe lo ripariamo con nastro adesivo come si fa normalmente. To 60 seconds, ma vabbè dettagli. Allora, andiamo a vedere questa volta come è morto il pirla di turno. Cos'è, maionese? No, dimmi che è pipì, no, non credo sia pipì. Signore, come va? Tutto bene? No, chiaramente no, deve essere stato investito da... Cos'è, una salsa? Ma che schifo, ma santo cielo, vabbè. Approfittiamo tanto che sono qua e vediamo di recuperare un pochettino di oggetti. E no, mi si è rotto il mamazza ed era l'ultima. Porco cane, devo davvero ritornare alla nostra navetta. Cos'è sta roba blu gigantesca? Oh mio Dio, è tutto nastro adesivo? Qualcuno ha fatto una gigantesca palla di nastro adesivo, ma mi prendi in giro? C'è un valido motivo, santo cielo? Sembra che siano stati i bot autopulenti che a quanto pare hanno radunato qui tutta la sporcizia. Quindi quegli strani robottini che abbiamo visto prima sono il futuro dei bot autopulenti che abbiamo adesso per casa. Ah, non ce la faccio tornare indietro, quindi aspetta un secondo che mi ricarico direttamente qua. Ah, giusto in tempo, mi prendo un colpo. Perfetto, eccoci ritornati alla nostra navetta. Ammetto che con lo scooter aspirapolvere è stato decisamente molto più semplice. Peraltro, questa è la versione 1 dello scooter aspirapolvere. Se ho capito bene, dovremmo essere in grado di potenziarlo e renderlo decisamente molto più veloce. Sì, ho capito, ora torno dentro. Oh, mi è rimancata navetta. Ma soprattutto ora mi posso sfogare sul nostro banco da lavoro. Allora, abbiamo sbloccato la torcia migliorata che richiede due batterie, due lampadine e della plastica. Quindi la carica durerà considerevolmente molto di più della torcia di base che avevamo prima, che possiamo andare a sostituire alla velocità della luce. Quindi toglimi questa e mettimi la versione grande più grande. Beh, non è male, mi sembra molto più potente e la batteria dovrebbe anche durare il doppio. Ma soprattutto ci possiamo craftare il kit medico con l'alcol e il tessuto. Ma vabbè, per adesso siamo messi abbastanza bene. E abbiamo sbloccato l'induttore che ci richiede del metallo, della plastica e dei fili. E vabbè, sono tutte risorse di base, quindi uno me lo crafto. Mentre qui abbiamo il generatore, ma uno l'abbiamo trovato nella navetta dell'ingegnere. Cos'altro abbiamo? Il dispensatore, eccolo qua. Questo è quello che ci serve effettivamente per riparare il portellone d'accesso secondario alla navetta di prima. Tuttavia ci serve una batteria e del metallo raffinato. Allora, fatemi usare parte del metallo per craftarmi un paio di scrapper, se no non posso più distruggere né i container né altro. E purtroppo ho solamente abbastanza metallo per fare un'unica unità di metallo raffinato. Ma vabbè, basta fare un salto veloce là fuori e ne avremo in quantità industriale, in men che non si dica. Ottimo, ho depredato praticamente tutte le scorte di metallo qua attorno, il che vuol dire che finalmente ci possiamo craftare un bel tanicozzo di carburante per il nostro aspirapolvere scooter, del metallo raffinato ed infine anche la batteria che ci serviva. Ok, dovremmo avere tutte le risorse, quindi se torniamo sugli strumenti ci possiamo craftare il dispensatore, che in realtà credo sia un dispensatore di nastro adesivo, ma vabbè dettagli. Perfetto, ora dovremmo avere tutto quello che ci serviva e possiamo finalmente entrare in quella cavolo di nave. Ah, maledetto ingegner pirla che mi ha complicato l'esistenza. Sì, vabbè, l'avessi avuto prima sto veicolo, ragazzi, letteralmente in un minuto e mezzo a dir tanto sarò tornato lì di prima. Possiamo attaccare quei robot che abbiamo visto poco fa? Mi sale il momento violenza, in effetti. Eccone qua giù uno. Ciao, piccolo docile robottino. Vieni a giocare con me. Vieni a giocare con me. Porca di quelli per porca. È veloce il bastardo. Ok, gli vado proprio davanti di prepotenza. Di prepotenza, porco cane. Dai, abbandona la tua vita terrena, anzi robotica. Aspetta, aspetta. Ah, preso, 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 preso. L'ho distrutto finalmente, ok? Mi ha dato... Vabbè, madonna, dei componenti elettronici. Ma porca di quelli per porca. Mi si è costato 26 taniche di ossigeno. E peraltro... possiamo distruggere la palla di immondizia. Oh, e mi ha dato diverse tipologie di risorse. Pratico, tante risorse. Ok, qua ci dobbiamo tornare assolutamente. Beh, siamo anche fortunati. Questo cavolo di scooter aspirapolvere non consuma neanche tanta benzina. Perfetto, ed ecco che siamo arrivati. Allora, speriamo di avere tutto il necessario. Equipaggiamo il nuovo dispensatore. No, non so come si usi. Ah, è praticamente come il costruttore su Subnautica. Tu fai tasto destro e ti compaiono diversi moduli. Qui abbiamo il modulo abitativo. Qui abbiamo il portellone, il generatore di corrente, generatore di ossigeno, il corridoio. No, vabbè, c'è di tutto. E anche le decorazioni che mano a mano che andremo avanti sbloccheremo, ovviamente le dobbiamo ricercare con il nostro scanner. Pertanto, se io seleziono il portellone piccolo, in teoria lo posso andare a piazzare qua al posto dell'altro. No, vabbè, non ci credo mai. Ha funzionato per davvero? Il mio è fatto male, come potete vedere. Ma no, è brutto più brutto. È fatto col cartone. Non è che mi ispiri molta fiducia, porca di quelli per porca. Cos'è successo?
Mi si sono chiusi gli occhi. Yay! Ho usato il potere dell'immaginazione per farlo diventare qualcosa di bello. Gioco, perché mi devi prendere in giro in questo modo? Dai, sono una personcina molto sensibile, santo cielo. Ma perché? Ma perché? Sto tizio c'ha veramente chiari problemi. Ma porco cane. Buono, dai, allora io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. È accaduto letteralmente di tutto. Nel prossimo continueremo le nostre disavventure. Che adesso mi viene un dubbio, non è che ci stiamo immaginando tutto, chissà, lo scopriremo più avanti. Lasciate un bel video nella serie, caritene a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Una cosa è certa, sto gioco mi mette di buon umore. Ciao ciao!